Allora, abbiamo parlato di statuto fondamentale di uno Stato, in relazione a uno Stato che si dice democratico, ma non si può dire democratico in quanto premessa fondamentale di uno Stato democratico è la Costituzione. Perché è promana dal volere del popolo. Esattamente. E quindi è una Costituzione in quanto emanazione del volere sovrano del popolo. È una proposta, proposta da uomini politici, da giuridici e da giuristi, i quali propongono all'approvazione popolare, secondo modalità volta in volta diverse. Voglio sempre ricordare la Costituzione fondamentale della Repubblica Romana nel 1849, perché è un esempio classico non solo dell'applicazione del pensiero mazziniano, ma anche classico del momento eroico e storicamente validissimo della storia d'Italia. Non a caso sempre. Abbiamo l'inno scritto in quei giorni da uno che è morto, che viveva in quell'atmosfera di rivolta e di rivoluzione, esatto, e che è morto difendendo la Repubblica Romana, oltretutto un giovanissimo poeta italiano, cioè, 21 anni, esattamente, di Goffredo Mameli, Di Milano. Era un Mameli che era parente con, che era tra l'altro figlio di un ammiraglio, e ho l'impressione che, essendo ammiraglio, non avesse molto a che fare con Milano. Quindi era Genova. Aveva più a che fare con Genova. Genova. Comunque sia, dico questo perché esistono degli stati. È vero, c'hai ragione, era di Genova. Esatto. Allora, anche perché di Genova era Mazzini, anche perché a Genova Mameli aveva scritto le sue prime opere, e l'inno di Mameli, che era una poesia eroica scritta da Mameli, fu poi musicata proprio da un genovese. Ho l'impressione, sì, da un musicista, da un notissimo musicista genovese, di cui non riesco a ricordarmi il nome. Ma comunque la questione è questa. È importante che io dico queste cose perché, come dicevo, divaghiamo troppo. No, sì, ma è bene che la gente le sa, è inutile che perdiamo il tempo. Allora, lo Stato fondamentale, l'istituto fondamentale che è stato firmato dal Papa Wojtyla per lo Stato della Città del Vaticano, questa è legittimo. Questa è l'ultima legge fondamentale, perché c'era precedentemente una del 1992, se mi ricordo bene. Adesso non entriamo nel merito, sto dicendo sempre di voi Diwa. Sto parlando della legittimità. È legittima perché il Vaticano è uno Stato teocratico. Assoluto, non è una democrazia. È un reame assoluto teocratico. Esattamente. Quindi non è una democrazia, quindi è legittimo che sia fatto così. Non lo è invece per quanto riguarda la Germania, come un attimo, ti ha detto fino ad oggi. Specifichiamo il senso corretto del termine legittimo. Legittimo in quanto coerente col quadro di insieme. Coerente con quello, è legittimo che in quel senso lì, perché in un quadro più ampio non sarebbe legittimo. Ecco. Allora, tutti accettano che lo Stato della Chiesa, che lo Stato pontificio, che oggi è ridotto, fortunatamente per noi, ma in teoria, molto in teoria, esattamente, a un certo numero ridotto, molto ridotto di chilometri quadrati, ecco, no, inclusi però tutte le proprietà extrastatali. Sono importantissime, perché su quelle questo Stato lucra, ma non paga gli interessi allo Stato ospitante, che è l'Italia, dobbiamo dirlo. Solo a Roma ci sono un quarto degli immobili che sono di proprietà della Chiesa del Vaticano. Sì, però allora, gli immobili che ci sono a Roma, ad esempio, sono immobili che solo in parte sono immobili di proprietà dello Stato pontificio, altri sono indirettamente come le banche. Certo. Allora, c'è tutto un giro bancario che va a finire ad Unicredit, che rappresenta la sostanza. Diciamo la parte principale era San Paolo. Diciamo. Come San Paolo? Banco di Cassa di Risparmio di Roma. Santo Spirito. Banco di Santo Spirito, che quali messi assieme a un'altra di cui in questo momento non mi ricordo. San Paolo.
Ma il San Paolo è un altro, il San Paolo è quella cosa, no? Lo so, però anche quello incide, certo che è un altro. Sì, ma il San Paolo è il San Paolo di Torino. Certo. Che si è ha fatto la banca a San Paolo Intesa. Sì. Dove gli interessi del Vaticano sono sicuramente presenti. Ma l'altro, sì. L'altro. Ma lo so, Unicredit. Ti stavo dicendo in aggiunta. Sì, allora, l'altro Unicredit è. Vale per quanto riguarda la proprietà il 67% diretta, della Banca d'Italia. Esattamente, ma oltretutto no, sì, ma vale anche perché conta più dello IOR, quello volevo dire. Certo, allora, certo. Che ricordiamolo fu fondato da tale Monsignor Cippico, il quale è stato peraltro anche in galera. Oh, tra l'altro, visto che c'è queste cose, perché poi si parla di galera e roba, voglio farvi presente una cosa molto strana. Ma era un tizio che aveva molto poco del prelato. Sì, tant'è vero che quando... È molto quando del mafioso. C'era che quando c'era appunto la questione Cippico, e tutti dicevano, Cippico! Vabbè, allora, di recente c'è stato un vescovo ha citato un altro vescovo in giudizio presso la giustizia italiana ed è molto interessante vedere, sì, ha denunciato presso la magistratura italiana, la prima volta che questi vescovi si sono svegliati, molto interessante. Non si potevano vedere evidentemente. Esatto, a parte quello. Allora, ritorniamo a noi, leggiamo alcuni punti essenziali di questo statuto, la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano, è stata pubblicata solo in questo numero di questa pregevole e prestigiosa rivista internazionale che è qui. Va bene? Leggiamo alcuni punti. E perché dico questo? Perché questo spiega anche per quale ragione. Vedi come c'è questo giornale, questa pagina di giornale che è Libero? Hanno inguattato Benedetto XVI. Era scomodo, molto scomodo. No, non era scomodo, probabilmente avrebbe dovuto andare in galera, quindi hai capito? Era molto scomodo un personaggio. Sì, no, come scomodo per loro. Certo. Non è che scomodo di come Luciani, ha detto Luciani, no, era scomodo. No. Obiettivamente, questo è scomodo per loro a tenere impresentabile. Impresentabile. Allora, io leggo solo 3-4 articoli perché è bene che si sappiano queste cose. Articolo 1. Il Sommo Pontefice, sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Quindi siamo nelle mani sue, nelle mani del Signore. In effetti, in uno Stato assoluto. Va bene? Eh sì, abbiamo detto. 2. Durante il periodo di sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica. Allora, è molto strano che questo Papa Francesco continua a dire non chiamatemi Papa, ma chiamatevi Vescovo dei Romani. E questa cosa è molto importante perché obiettivamente deve essere successo qualcosa di molto grave, perché la nomina a Papa, cioè a erede e interprete della volontà divina, lui dovrebbe essere un antipapa in realtà. Esattamente. Il concetto del codice canonico è proprio questo: lui dovrebbe, a termini della legge vaticana, dello Stato del Vaticano, essere un antipapa, perché c'è ancora in vita un altro papa. Esattamente. Articolo 3. Il potere legislativo, salvi i casi che il Sommo Pontefice intenda riservare a se stesso o ad altre istanze, esercitata da una commissione composta da un cardinale presidente e da altri cardinali, tutti nominati dal Sommo Pontefice per un quinquennio. Articolo 5. Il potere esecutivo è esercitato dal presidente della commissione in conformità con la presente legge e con le altre disposizioni normative vigenti.
Nell'esercizio di tale potere il Presidente è coadiuvato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale. Le questioni di maggiore importanza sono sottoposte dal Presidente all'esame della Commissione. Articolo 12. I bilanci preventivo e consultivo dello Stato, dopo l'approvazione da parte della Commissione, sono sottoposti al Sommo Pontefice per il tramite della Segreteria di Stato. Quindi quello che firma e approva i bilanci è il Sommo Pontefice. Ritengo di non dover aggiungere altro. La responsabilità economica, anche nei confronti di terzi, risale pertanto al Sommo Pontefice. E non a caso un magistrato, non ricordo bene se europeo o italiano, facendo la voce di una magistratura europea, voleva commissariare lo Stato della città del Vaticano. Veniamo all'articolo 16. No, veniamo all'articolo 15. Il potere giudiziario è esercitato a nome del Sommo Pontefice dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato. La competenza dei singoli organi è regolata dalla legge, gli atti giurisdizionali devono essere compiuti entro il territorio dello Stato. Questa è la ragione per cui Ali Agca sparò, grandissimo, uno dei più grandi tiratori di pistola della storia dell'umanità, e lì ci mettiamo anche... Ha sparato in questa posizione? Esattamente. Vabbè che stava a 8-10 metri. Poi, prova a spararci tu, a pigliare la pancia. A me lo disse quel grande medico che fu Alessiani, il quale aveva capito perfettamente qual era lo scopo dell'attentato, e non a caso appunto Ali Agca sparò in territorio italiano. Qui è molto interessante, che se no sarebbe caduto sotto la legge penale del Vaticano. E lì c'è la pena di morte, ricordiamocelo sempre, i cosiddetti buoni hanno ancora la pena di morte. Ma non in una legge vecchia, in questa legge qua del 2005. Quello che ha stabilito Dio, e non può essere abrogato, è Dio che lo vuole. Dio lo vult, come dicevano quelli. Articolo 16. In qualunque causa civile o penale ed in qualsiasi stadio della medesima, il Sommo Pontefice può deferirne l'istruttoria e la decisione ad una particolare istanza, anche con facoltà di pronunciare secondo equità e con esclusione di qualsiasi ulteriore gravame. Articolo 19, la facoltà di concedere amnistie, indulti, condoni e grazie è riservata al Sommo Pontefice. Qui il richiamo, no, alle indulgenze è del tutto superfluo, sempre secondo il motto fondamentale che e se vuoi la soluzione bacia pure sto cordone. La presente legge fondamentale sostituisce integralmente la legge fondamentale della Città del Vaticano 7 giugno 1929. Ma tu hai visto quanto è lunga questa legge fondamentale? Ce n'è poco. Il resto è a condizione del Papa. Esattamente. Decide lui. Esattamente. Non c'è bisogno di scriverlo. È un potere assoluto. È un potere assoluto. Quindi nessuna garanzia. È l'assolutismo stile Luigi XV. Luigi XIV, Luigi XV, Luigi XVI. Le roi c'est moi. Le roi c'est moi, certo. La patrice moi. Sì. Allora, 7 giugno 1929, numero 1. Parimenti, e sono abrogate tutte le norme vigenti nello Stato in contrasto con la presente legge. Essa entrerà in vigore il 22 febbraio 2001, festa della cattedra di San Pietro Apostolo. Ovviamente è una festa perché noi non crediamo assolutamente all'esistenza di San Pietro Apostolo, quindi sono loro che... Ah, a proposito, ho visto un filmetto carino però, di Pippo Franco e tutta la compagnia con Enrico Montesano, che si chiama Nerone. Del 1977, indicativa data. Sì.
in cui si parla dei servizi segreti, si parla e parla anche della cosiddetta tortura genocidio dei cristiani, con una rivisitazione storica assolutamente condivisibile, incredibile, un filmetto di Pippo Franco. Allora, andiamo a vedere subito. Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli Acta Apostolice Sedis, mandando a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare. Data dal nostro Palazzo Apostolico Vaticano il 26 novembre 2000, solennità di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, è chiaro, anno 23° del nostro pontificato, Ioannus Paulus Secundus, Pater Patrum, va bene? E questo io ritengo che sia importantissimo da dirsi, perché vi facciamo vedere come una legge fondamentale dello Stato è sempre sostitutiva della Costituzione, cioè significa che se c'è questa non c'è la Costituzione. Proseguiamo perché dobbiamo aggiungere altre 3-4 cosette interessanti. Allora, la prima è questa qui. Allora, la nuova via della seta corre su rotaia. Allora, questa è una cosa importantissima perché mentre la stampa ufficiale se ne guarda bene dal dirlo, c'è una via che è la via della seta, che corre su rotaia, che parte dalla Cina e arriva in Spagna. Ed è un treno soprattutto di carattere economico-commerciale. Ora, quello che a noi interessa far vedere, avvicina che l'Italia non c'è proprio. L'Italia è esclusa. Allora, questo ci serve per fare una considerazione di carattere fondamentalmente geopolitica. No, però va detto una cosa, che questa linea della seta, che poi va anche da Vladivostok, che quindi esatto, qui ci sono Mosca, tutte le vie collaterali. A Mosca si devia, in realtà è solo un argomento di. Per il momento di ideazione di. No, questa già è in funzione. No, non è in funzione. Cazzo, c'è scritto, ma scherzerai. Allora, dimenticate la vecchia transiberiana con il suo immaginario un po' nostalgico di carovane, cavalli, scaltri, mercanti e avventurosi contrabbandieri. La nuova via della seta. Samarcanda! La nuova via della seta è diventata la tratta ferroviaria più lunga del mondo. Oh, ricordiamoci che la via della seta fu battuta inizialmente da italiani e non solo da Marco Polo. Sì, lo so. E quando ci anche dai genovesi, anche. No, Madonna, non solo. Ma quando ci fu la famosa peste, la famosa pestilenza detta anche del boccaccio, in Pechino c'erano oltre 20 milioni di morti ufficialmente riportati. C'erano oltre 300 mercanti italiani. Sì, sì. Ma quello che dicevano che imperversava in Europa, che aveva portato 50 milioni di morti, in realtà era una peste mondiale, perché era partita dall'Oriente. Era partita di lì. Attraversando due continenti, porta da Jiwu in Cina a Madrid in Spagna, più di 13.000 km per 21 giorni di viaggio, ma lo Jixinu, il treno che percorre la nuova tratta ferroviaria, trasporta merci e non persone. Il primo viaggio si è compiuto nel novembre 2014, eccolo qui, quando ha portato addobbi natalizi in Spagna. Infatti a Vivu si produce l'80% dei gadget che vengono commercializzati in Occidente nel periodo natalizio ed ha consegnato ai cinesi olio e jamon, il prosciutto spagnolo. Allora, quindi il treno è in funzione. Jambon. È in funzione, jamon perché è spagnolo. Sì, jamon. Non è la J, è la cota, scusa. Sì. Oh, quello che io voglio far vedere è un'altra cosa. È come quando si decide di certe cose e si deve giudicare di certi comportamenti, il criterio prioritario deve essere quello geopolitico. Ora, nessuno vuole dire nulla contro coloro che combattono a tutt'oggi per la difesa del loro territorio nei confronti dell'alta velocità. Però è altrettanto vero che noi sappiamo perfettamente che quella questione
che quella rivolta è stata pagata e voluta da coloro che non vogliono che l'Italia entri in questo commercio. Perché ci vuole nulla. Sulle modalità di lavoro, su quello se c'è da discutere, si può trovare tutti gli appigli che uno vuole. Però certamente la revisione della rete stradale e della rete ferroviaria è cosa che va fatta comunque. Certamente. Eccolo qui. A prescindere dalla TAV e non TAV. L'Italia è esclusa da questo commercio. Voi sapete cosa significa? Significa che escludere l'Italia dal commercio dei prodotti ortofrutticoli, così come è stata esclusa per volontà statunitense dal commercio dei prodotti ortofrutticoli con la Russia, mo è esclusa anche perché non può raggiungere l'alta velocità di questi treni, vuol dire che l'Italia è esclusa completamente per volontà dei loro signori, che si servono contemporaneamente e dell'imposizione di sanzioni alla Russia, assolutamente innaturale e assurde, infondate, e illogiche, fatte da questo governo di maledetti, di cialtroni, di assassini, oltretutto. E da questi altri che assassini che costringono a suicidarsi agli imprenditori, agli artigiani e commercianti che subiscono le conseguenze di queste scelte folli. E la stessa cosa è qui. I ribelli, ovviamente, che combattono contro la TAV ritengono di aver ragione, ma non sanno di essere strumentalizzati. E la pagheranno comunque loro. Ci possono trovare vie alternative. Non è detto. Vabbè, possono trovare vie alternative. Non è detto, quello che oggi è valido domani può essere non più valido e soppiantato da una nuova tecnologia. Allora, entriamo. Ad esempio, c'è una tecnologia che pochi conoscono, che è quella della realizzazione di dirigibili tipo quello famoso che esplose in America, Hindenburg, il nome del presidente tedesco Hindenburg dell'epoca, attraverso cellule fotovoltaiche. Li stanno studiando? Sono già funzionali, sì. Già ci sono, e quelli ovviamente di dimensioni gigantesche a livello di un chilometro. Ma si tratta di progettarli? No, è realizzabile, già sono state realizzate. Ma lo so. Quindi il fatto di fare ad esempio delle ferrovie con delle infrastrutture così pesanti e così costose e così immanenti sul territorio, in realtà potrebbero essere soppiantate validamente da questi sistemi di trasporto. Di farlo, ma sta di fatto che al momento la nostra agricoltura, che è ovviamente deperibile, subisce l'impatto di queste forme. Perfettamente d'accordo. Dobbiamo dire altre due cose importanti a chiusura di questo intervento. La prima è questa qui, sull'ultimo numero di Avvenire e della appendice Agorà, c'è un discorso che qui io voglio prendere perché è troppo importante. Il discorso che riguarda sia Nietzsche che Heidegger in relazione del nichilismo. Allora, perché lo voglio dire? Perché questo discorso prenderemo ancora, però adesso è bene che lo diciamo qui. Leggo una decina di righe. Nietzsche concepisce l'autodistruggersi della morale cristiana come oltrepassamento del nichilismo, come una liberazione. Heidegger glielo contesta. Il presunto oltrepassamento non sarà che il compimento del nichilismo, scrive in Sentieri Interrotti, perché un residuo metafisico essenziale resta per lui nella tecnica. Nel mondo secolarizzato una nascosta connessione che avviene attraverso il popolo di Abramo, in quanto capostipite della fede in Dio, trascendenza verticale, e insieme avanguardia della modernità, trascendenza orizzontale. Qui si parla sempre di antisemitismo, di come questo antisemitismo intervenga anche nelle filosofie ultra elevate di Nietzsche e Heidegger. Ricordiamoci che contro gli anatemi della società contemporanea Heidegger resta uno dei massimi esponenti della filosofia del Novecento. Quindi questo davvero fa pensare. Quello che scrive, è vero, è un filosofo che è anche prete.
Sia Heidegger che Nietzsche pensano l'epoca della morte di Dio e del compimento del nichilismo, nella quale l'accelerazione del progresso, la globalizzazione, potremmo dire, si presenta come sradicamento dell'ente. Le due filosofie vanno considerate innanzitutto e rispettivamente come una profezia e un'interpretazione di questo passaggio. Nei quaderni che usciranno, perché stanno uscendo tutti i quaderni heideggeriani, si preannunciano inquietanti riflessioni teologiche. Vedremo. Quel che già qui appare è il nesso tra secolarismo, sviluppo tecnico, economico e nichilismo. Non essendovi più un Dio con cui parlare, il dialogo e la verità divengono infatti potenza monologica, procedura senza veri fini e senza più responsabilità imputabile ai carnefici. Al suo posto solo una causa efficiente, impersonale, dice Heidegger, ancora in sentieri interrotti. Situazione forse autocontraddittoria in cui il nichilismo appare all'origine e come esito. Attenzione. E tuttavia Heidegger non è un chierico dell'antisemitismo. Egli lo ha pensato, non progettato, così come ha pensato il nazionalsocialismo. Ma pensare l'uno e l'altro non come follia, ma come malattia, tragedia filosofica dell'Europa che nasce dalla morte di Dio e che è stata psicoanaliticamente proiettata sul popolo ebraico, ci serve non solo a capire il passato, ma a guardare presente e futuro. Non è forse vero che antisemitismo antimoderno e secolarismo tecnicizzante si accostano ancora oggi in chiave dissolutiva di quel che resta della nostra civiltà? Allora, i commenti sono due. Il primo, che questo commento è fatto ovviamente non da Heidegger né tantomeno da Nietzsche, è un commento fatto da un filosofo cristiano, per meglio dire cattolico, che è nel pieno dell'ideologia olocaustica, cosa che ovviamente è una ideologia, comunque sia, vera, non vera, imposta. E questa già è una concezione. È una limitazione del suo pensiero. E per cui un momento, siccome c'è questo, allora tu chi sei? Allora sei uno stro, allora se sei con causa di questa morte del popolo di Dio, allora sei un reprobo, se non lo sei, sei un santuomo. Questo è il primo punto, ma la cosa più importante che voglio dire, lo dico per primo io, ritengo, perché non ho sentito che finora abbia detto qualcuno, la morte di Dio, cioè il nichilismo. Il nichilismo come morte di Dio, dove nasce? Nasce in un ambito cristiano, laddove... In un ambito che prima credeva nell'esistenza di Dio, perché se uno non ci crede non lo deve negare. Ma quello cristiano! Certo. Nietzsche, che afferma per superarlo il nichilismo, nasce e critica il cristianesimo, ma non vede altra soluzione al cristianesimo. Quindi dice... Viviamo nella morte di Dio. Non la Dio propone, no? Non è che non la vede, non la propone. Figlio di un pastore protestante, il suo clima, il suo frame, il suo quadro di riferimento è quello religioso, è cristianesimo, non può concepire altro tipo di religione. Per cui dice questa religione qui è finita, è morta, quindi è morto Dio. Non è vero. Noi che siamo giustamente pagani, diciamo che la morte del Dio dei cristiani ci lascia assolutamente indifferenti, non solo, ma ci accontenta finalmente 2000 anni di impostura. È chiaro, quello lo dobbiamo dire noi. Lo stesso Heidegger, che nasceva e si sviluppava nell'ambito di una filosofo, grande filosofo, di un ambito di una cultura comunque protestante, perché luterana, perché la Germania di Heidegger è una Germania comunque luterana, anche lui vede il nichilismo come la morte di Dio e è quel Dio lì, a noi non ce ne frega niente, anzi, bene. Sono fatti loro, sono due etnie parallele, non ce ne frega niente, esatto. Sono comunque due oscurantisti, esatto. Due che si pongono dei limiti già a prioristicamente. Cercano di uscirne, ma non possono uscirne perché stanno all'interno di quel quadro. Esatto. Oggi noi, fortunatamente per noi, col recupero man mano proveniente da culture diverse, dall'ateismo, dal polideismo, esattamente, da tutte queste culture, la rivalutazione del grande pensiero neoplatonico e politeistico, di queste cose ce ne strafreghiamo. Okay. È un non problema. Allora, quando, per noi è un non problema. Quando il prete ci viene a dire che si parla della morte di Dio,
noi diciamo del tuo Dio, anzi benvenga la morte del tuo Dio, hai capito? E con questo però voglio chiudere, perché devo presentare questo bellissimo libro. Ah, bello. Allora, questo libro qua, l'ho promesso anche all'autore, che l'avrei presentato in questo video, e c'è una scritta che a me piace moltissimo e che dobbiamo leggere. È veramente bella, perché ci dice esattamente come stanno le cose. In riferimento a che cosa? Alla valorizzazione del lavoro. Noi, ecco. Noi siamo, siamo in quest'ambito culturale, non perché certe frasi le abbia dette una certa persona, ma noi siamo comunque in quest'ambito culturale, che è stata anche della Chiesa, hai capito? Che ha emesso tutta una serie di encicliche a favore del lavoro in quanto tale. A partire dal 1913 in poi. Esatto, certo. E che ha rinnegato, perché la Chiesa oggi si è alleata con l'usura, che è la nemica del lavoro. E allora no, perché detto, all'interno della Chiesa ha vinto la fazione usuraia. Esattamente, benissimo. Massonica usuraia, Vaticano II, identificazione storica. Allora, sono un paio di frasi che voglio leggere. Come nella tradizione rinascimentale, il fascismo cercò quindi di elaborare l'idea di un nuovo umanesimo, valore imperituro di una civiltà del lavoro. Ancora una volta fu Giovanni Gentile, il maggiore intellettuale fascista. Ma io direi anche uno dei maggiori del Novecento italiano. Rappresenta le ultime propaggini dell'idealismo tedesco. Nel suo ultimo lavoro, Genesi e struttura della società, a propugnare la nascita di un umanesimo del lavoro frutto di quella nuova moralità sociale instillata dal fascismo. All'umanesimo della cultura, che fu pure una tappa gloriosa della liberazione dell'uomo, succede oggi, o succederà domani, l'umanesimo del lavoro. Allora, qui noi dobbiamo dire una cosa, ma tu leggi queste cose che sono state scritte negli anni 40, sì, perché queste sono cose imperiture. Dopo l'assassinio di Gentile è venuto l'umanesimo dell'usura. Certo, eterne, non imperiture. E quindi se noi vogliamo ritornare all'umanesimo, dobbiamo ricollegarci a quella fase lì, ricominciare da lì. E qua è quello il fatto, capito? Perché la creazione della grande industria e l'avanzata del lavoratore nella scena della grande storia ha modificato profondamente il concetto moderno della cultura. Ma anche il concetto stesso del lavoro. Esatto, ma anche qui. Perché il lavoro fatto dall'artigiano ha una dimensione umana, etica. Che era cultura dell'intelligenza, soprattutto artistica e letteraria, nel Rinascimento. E trascurava quella vasta zona dell'umanità che non si affaccia al più libero orizzonte dell'alta cultura, ma lavora alle fondamenta della cultura umana, laddove l'uomo è contatto della natura e lavora. Lavora da uomo con la coscienza di quel che fa, ossia con la coscienza di sé e del mondo in cui egli si incorpora. Lavora dispiegando, cioè, quella stessa attività del pensiero, onde nell'arte, nella letteratura, nell'erudizione, nella filosofia, l'uomo via via pensando pone e risolve i problemi in cui si viene annodando la sua esistenza in atto. Più chiaro di quello. Non a caso Gentile è stato assassinato. Lavoro è vita. Non dai comunisti, dai bolscevichi asserviti al potere usuraio, eccolo qui. Così come si dice che Gesù Cristo sia stato crocifisso da chi? Per conto di chi? Per conto del Sinedrio. E vedi che la logica è sempre la stessa. Anche se è un personaggio inventato, però aveva riferimenti reali. A maggior ragione. Era un personaggio. Essendo un personaggio mitico, il racconto mitico è l'aforisma. È la verità. Certo. È la verità. Perché se fosse esistito realmente, quella sua condanna avrebbe potuto essere casuale. Essendo invece un mito, il suo racconto è autentico. Guarda,
La necessità del mito è una necessità assoluta in tutte le epoche, in tutti è la rappresentazione della cultura in cui viene inserito. Perfetto. No, come quello del mito dell'eroe vittoriano, no? Sì. Dell'esploratore, del ricercatore, no? L'esploratore che va in Africa a scoprire le sorgenti del Nilo, no? Tipo il tuo concittadino, no? Esattamente. Certo. È la stessa cosa. Continua Giovanni Gentile, lavora il contadino, lavora l'artigiano, è il maestro d'arte, lavora l'artista, il letterato, il filosofo. Via via la materia con cui lavorando l'uomo si deve cimentare, si alleggerisce e quasi si smaterializza. E lo spirito per tal modo si affranca e si libera nell'aer suo, fuori dello spazio e del tempo. Ma la materia è già vinta da quando la zappa di soda la terra infrange la gleba e l'associa al conseguimento del fine del mondo. Madonna Gentile, è un mito proprio. Da quando lavora l'uomo è uomo e si è alzato al regno dello spirito, dove il mondo è quello che... Perché il lavoro è la concezione di sé e dell'esterno che c'ha l'uomo e che diciamo plasma attraverso la sua volontà l'intelligenza, la cultura, la tecnologia. È la rappresentazione stessa dell'uomo il lavoro. E quello dice qui. Da quanto lavora l'uomo è uomo e si è alzato al regno dello spirito, dove il mondo è quello che egli crea pensando. Il suo mondo, se stesso, ogni lavoratore è faber fortune sue, anzi faber sui ipsius, ogni lavoratore è costruttore di se stesso. L'uomo reale, non a caso è gentile, che conta è l'uomo che lavora, e secondo il suo lavoro vale quel che vale, perché è vero che il lavoro è lavoro, e secondo il suo lavoro qualitativamente e quantitativamente differenziato, l'uomo vale quel che vale. Qui c'è una postilla che è ugualmente molto importante che devo leggere. Stando a quanto riferito da Mussolini al suo biografo De Begnac, dice: credo di essere stato io a spingere il professor Gentile a farsi sostenitore di un umanesimo del lavoro che riassuma in sé il prestigio dell'intero umanesimo italiano, cultura, filosofia, arte e poesia. Questo umanesimo del lavoro, cuore e speranza della cultura della rivoluzione, ci distingue come popolo che va verso l'avvenire conscio della necessità di esserne protagonista assoluto. Perché vogliono far morire il popolo italiano? Per questa parole. Il professor Gentile... La Boldrini ieri è uscita che vuole distruggere l'obelisco. Sì, glielo mettiamo in culo l'obelisco. No, la mettiamo in cima, la caliamo giù. Glielo mettiamo proprio come facevano una volta gli impalatori. Questo umanesimo del lavoro, cuore e speranza della cultura della rivoluzione ci distingue come popolo che va verso l'avvenire, conscio della necessità di esserne protagonista assoluto. Il professor Gentile mi disse che l'umanesimo del lavoro non consiste nel porre il lavoro alla base delle istituzioni, ma nel rendere le istituzioni primariamente difenditrici di un diritto alla vita discendente dall'operatività dell'individuale diritto al lavoro. Insomma, non deve ridursi a un modo di registrare, di catalogare i trascorsi e le presenze della nostra storia, ma deve prospettare proprio alla storia l'esigenza di dar vita a un diritto che vede nel lavoro la forza motrice della rivoluzione, di una rivoluzione nata per far coincidere diritto e lavoro come fonte di unità e volontà di vita. Allora qui noi ci troviamo eccezionale anche questa dichiarazione. Noi ci troviamo in una situazione in cui il diritto tutela solo l'usura, e giustamente ha fatto quel lavoratore a uccidere il primo. E glielo diciamo, mi vuoi denunciare? Casta dei magistrati, vedi di denunciarmi. E vedi se non ti vediamo a dire quello che ci avrà un collegio di avvocati che mette paura a difesa sua, quell'amico? Ne sono convintissimo. Siamo in tante incazzati. Ma poi gli avvocati, quello che mi stupisco ancora è che gli avvocati che fino ad oggi sono stati tartassati, umiliati. No, ma con l'ultima legge li distrugge, sono obbligati a pagare comunque le tasse, devono guadagnare come minimo mi pare 50.000 o 70.000 euro l'anno. Le devono ammazzare questi qua. Tanti si stanno cancellando. Sì, e beh, bello.
è una legge contro i difensori. Allucinante. Capito? Questo non ha. Ma l'hai sentita la legge? La legge sui loculi, l'hai sentita? No, la legge sui loculi ci mettiamo lì. La tassa sui loculi. Mettessi l'occolo nel culo di sua madre a Renzi. Porca madre! Infilassi l'occolo nel culo di sua madre. Quando l'ho letto ieri è da suicidio. Vabbè, mi venisse a denunciare per calunnie e per. Sono più dove cazzo andare a rastrellare soldi. Proprio dei voraci, avidi, vampireschi. Mascalzoni. Sanguisughe. Mascalzoni, ladri di polli, capito? Corvi, mangiatori di cadaveri, capito? E poi il bello è questo, che bello che viene sputtanato quest'uomo abitualmente da una marea di gente. E non gliene frega niente. E soprattutto Crozza. A vedere quello che dice Crozza, che è uno che è seguito, viva Dio, dice, ma allora questo è uno scemo totale che viene. Non è mai successo nella storia che lo scemo di turno viene sputtanato come scemo, oltretutto, e impunemente. E con questo, cari amici, mi sembra di aver detto anche troppo. So long, a presto. Allora, aspetta. Ah, aspetta. Lunga la strada, corta la via, voi dite la vostra, che io ho detto la mia. Ciao a tutti.